Quattro Mori contro The Cake Factory, ultima giornata della Serie D Summer Cup Lega dei Campioni. E Quattro Mori basta un pareggio per qualificarsi come primi ed evitare i playoff. I Cake Factory devono vincere per forza. Siamo pronti ad assistere a un grande spettacolo, speriamo anche voi. Siamo pronti? Partiamo. Le formazioni a partire dai Cake Factory con Mereu tra i pali, poi Podda, De Pau, Granata, Murtas, Cambuli, Mattana, Melis e Mentasti. Nel Cake Factory Frigau, Manca, Saba, Luca Melis, Federico Melis, Podda, Cicalò, Mattia Mondo, Pau, Vadilonga e Campagnola. The Cake Factory contro Quattro Mori, il posticipo della prima fase della Serie D, Lega dei Campioni Summer Cup 2018. Partita importantissima, in particolare per i Cake Factory, ai quali serve una vittoria per riuscire a qualificarsi direttamente ai quarti di finale, mentre ai Quattro Mori può bastare anche un pareggio. Entrambe si presentano a questo big match con 6 punti in classifica. Campagnola. Ancora lui ci prova, conclusione centrale facile per Mereu. E lui che poi va al rilancio a cercare Melis, attenzione, Melis contro Frigau, Alessandro! Melis, il Cake Factory è in vantaggio, direttamente sul lancio dalle retrovie, Alessandro Melis col destro, palla sotto la traversa, i Cake Factory sono in vantaggio. Marco Cambuli intanto in possesso di palla, a cercare il compagno sulla destra, Federico Mentasti, lascia sul posto l'avversario, poi alza la sfera a cercare Alessandro Melis di testa, a sfiorare l'incrocio sinistro, brividi per i Quattro Mori. Pronto Campagnola, andare col mancino, numero 71, alto, sopra l'incrocio sinistro, Campagnola intanto, la palla che rimane lì, il miracolo del perde del portiere dei quattro, dei The Cake Factory, che adesso possono partire in contropiede con Filippo Mattana, la sua conclusione, Frigau la tiene lì, Saba pronto ad andare alla battuta, dalla destra, scodellerà in mezzo il numero 7, rosso-blu, meglio rosso-nero, visto... Tanto attenzione Mereu, l'errore, la conclusione in diagonale che è stata operata dal lato sinistro in area di rigore da parte di Stefano Pau con pallone uscito di pochissimo. Dai Fede! Pallone adesso per Federico Melis, il diagonale deviato in calcio d'angolo, vicini al pareggio, i Quattro Mori. Palla per De Pau sulla sinistra, cercare ancora Mentasti, prova a lasciare sul posto Mattia Mondo, ci riesce. Si deve fermare però Mentasti. Cerca poi di metterla in mezzo, Mattia Mondo la devia, va a rincorrere il pallone, il numero 17, il suo diagonale con Mereu. Federico Mentasti. Lo scambio col compagno, poi Mentasti traversa! E poi ci prova De Pau col destro, altissimo. Cake Factory vicinissima al secondo gol. Mentasti, la sua punizione dalla destra, va a cercare un compagno che non c'è, arriva in questo momento il duplice fischio della fine del primo tempo, i Cake Factory vanno a riposo col parziale di 1-0, quindi in vantaggio sui Quattro Mori. Dai raga! Si rinizia per il secondo tempo con Mentasti che ci prova subito dalla distanza senza effetto, Alessandro Melis che la mette giù molto bene, poi la conclusione che è stata di Murtas, pallone non lontano dal palo destro. Quindi Federico Manca, largo sulla destra, la mette per il compagno e Stefano Pau, limita l'area di rigore, la palla poi è per Federico Melis che la mette, il salvataggio che è stato di Murtas, attenzione al contropiede di Cake Factory con Mentasti che prova a volare sulla destra, lo recupera però Stefano Pau, Mentasti se ne libera benissimo, già in posizione buona per il tiro, Campagnola in calcio d'angolo. Melis in posto di palla al limite. Pallone dietro per Federico Mentasti che prova l'imbucata per Murtas che in qualche modo riesce a stare in possesso di palla. Adesso Michele Podda la mette dentro, l'incornata di Melis che va vicinissimo al secondo gol sul cross pregevolissimo da parte di Podda. Pallone adesso per Melis che lo cede poi per Mentasti, Federico Mentasti, 2-0 del Cake Factory ancora una volta, splendido Melis, sponda a
servito Mentasti col tacchetto, spalla alla porta, è arrivato Mentasti con il mancino, se non ho visto male, pallone alla destra di Valentino Campagnola, conclusione imparabile 2-0. Punizione ora a favore dei Cake Factory, 14 minuti a disposizione, forse qualcosa in meno dei quattro mori per recuperare la parità, si fa dura adesso. Mentasti, la sua punizione dalla tre quarti, alta, non di molto. C'è un calcio d'angolo, Federico Melis va alla battuta, l'incornata, il salvataggio sulla linea di Marco Cambuli. Federico manca, prova di vincolarsi, poi rischiano di farsi male, Federico manca, Davide De Paolo, arriva in questo momento il triplice fischio che promuove il The Cake Factory come primo del raggruppamento A, quindi Cake Factory qualificati direttamente ai quarti di finale di venerdì prossimo, e quattro mori dovranno ripartire dai playoff invece di martedì, dove affronteranno l'Olympique Sapò Marsiglia. 2-0 per il The Cake Factory contro il quattro mori. Qui con Luca Melis e Marco Cambuli nel post partita di quattro mori The Cake Factory. Luca Melis qui alla vostra destra e Marco Cambuli qui alla vostra sinistra. Allora inizierei dallo sconfitto, da Luca. Allora Luca, cosa non ha funzionato? Perché poi alla fine, al termine di 1-0-2, c'è sempre qualcosa che non ha funzionato, probabilmente non ha funzionato in attacco. No, certo, allora noi sicuramente bisognava fare meglio un possesso di palla. Loro erano molto forti a fraseggiare fra di loro. Purtroppo noi giochiamo con la difesa a 3, i due terzini devono sempre spingere in avanti e ci manca secondo me un controllo di palla maggiore, poi loro avevano anche più esperienza e hanno dominato alla fine. Rimane un po' l'amarezza perché insomma vi bastava il pareggio, invece adesso dovrete affrontare i playoff, il gioco dei playoff contro l'Olympique Sapò Marsiglia, in linea teorica favoriti, poi però il campo è quello che parla, insomma rode un po'. Rode abbastanza, però noi andremo preparatissimi la settimana prossima e prenderemo sicuramente la vittoria perché abbiamo fame e vogliamo andare avanti. Perfetto, allora grazie Luca, in bocca al lupo ovviamente per i playoff. Allora Marco, questa remontata proprio sui quattro mori è riuscita grazie a una prestazione granitica, oserei dire, soprattutto in difesa, dove è già da un po' che non state più sbagliando nulla. Sì, diciamo che quando siamo messi con la difesa 3, diciamo che abbiamo un po' sistemato l'organizzazione della squadra, abbiamo una difesa 3 veramente rocciosa, riportiamo bene a centrocampo in attacco, velocissimi, e questa è la nostra arma. Diciamo brevi anche loro oggi a tenere il campo, però noi abbiamo dato qualcosina in più. Marco, magari rimane un po' l'amarezza per quella che era stata la sconfitta 1-3 nella semifinale dello Spring Cup, un po' immeritata anche, non tanto magari la sconfitta, ma sicuramente nel risultato. Quella sconfitta poteva essere un cazzotto in vista della Summer Cup, invece vi ha dato la consapevolezza della vostra forza, insomma è stato un lascia passare per farvi dare ancora qualcosa in più. Diciamo che siamo una squadra che è appena nata, diciamo, quindi abbiamo fatto una Spring Cup per provare, per metterci un po' bene in campo. Non pensavamo di arrivare in semifinale, siamo arrivati, diciamo che non meritavamo di perdere, almeno speravamo nei rigori, almeno arrivati all'1-1 in quella frazione di tempo, però va benissimo così, è la prima esperienza, adesso facciamo la Summer Cup, speriamo vada bene questa fase finale e via così. Adesso dritti ai quarti di finale, un'altra semifinale lì a un passo, ci sperate, ci credete? Diciamo che scendiamo in campo volta per volta, speriamo di giocare bene, giocare sempre così e arrivare più avanti possibile. Dove andiamo? Andiamo. Perfetto, allora grazie a Marco, chiaramente in bocca al lupo sia al tuo The Cake Factory sia ovviamente ai quattro mori per la fase finale. Grazie. Mattia Mondo voto 7,5. Il difensore centrale dei quattro mori fa tutto il possibile per complicare la vita agli avanti avversari e ci riesce. È uno di quei giocatori da cui bisogna ripartire. Saldatore! Federico Mentasti voto 7,5. Una traversa, un gol e tante giocate di fino, come ci ha già abituati. Nel finale, qualche scaramuccia e un'uscita dal campo incomprensibilmente polemica. Peccato di Gola! Marco Cambuli, voto 8, è l'alter ego di Mondo, nel senso che anche lui si piazza al centro della difesa. Dalle sue parti non si passa più. Dogana francese!